Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Sorelle e fratelli carissimi, con domenica scorsa siamo tornati alla lettura del Vangelo di Marco e domenica scorsa ci è stata presentata una disputa, potremmo dire una bella litigata, fra Gesù, gli scribi e i farisei sulla questione del puro e dell'impuro, cioè sulle abluzioni, le purificazioni che venivano chieste agli uomini e alle donne del popolo degli ebrei in ogni circostanza perché potessero prendere cibo con mani pure. Gesù fa notare che è puro tutto quello che viene da fuori, non ha nessuna possibilità di rendere impure le persone, perché quello che viene da fuori prima va nella pancia e poi nella fogna. Ciò di cui bisogna preoccuparsi, ci diceva Gesù domenica scorsa, è quello che esce dal cuore dell'uomo, perché è dal cuore che possono venire le cose buone, ma ahimè, anche le cose cattive. E Gesù nomina 12 cose negative che possono uscire dal nostro cuore: dagli adulteri alle prostituzioni, dai furti agli omicidi, dalla calunnia all'invidia, dalla superbia alla stoltezza. I scribi e i farisei si allontanano e Gesù entra in una casa con i suoi discepoli. Qui i discepoli riprendono il discorso e dicono a Gesù: «Guarda che gli scribi e i farisei si sono scandalizzati per il tuo comportamento». E allora Gesù letteralmente dice ai suoi discepoli: «Ma siete proprio così scemi che nemmeno voi volete capire come stanno le cose? Quello che entra dall'esterno non può rendere impuro l'uomo, è ciò che esce dal cuore». A quel punto Gesù lascia lì i suoi discepoli e se ne va via da solo. E dove va? Va nella regione di Tiro, che era una regione pagana. Non avrebbe dovuto, non avrebbe potuto andare lì, perché la regione pagana era una regione impura. Come sappiamo, quando un ebreo era costretto ad andare in territorio pagano, rientrando in patria, scuoteva perfino i suoi calzari perché nemmeno un briciolo di polvere pagana entrasse nella sua terra. E poi, nella regione di Tiro, Gesù incontra una donna cananea, anch'ella impura secondo la mentalità degli ebrei. E qui c'è la seconda sorpresa: non solo Gesù va in territorio pagano, non solo Gesù incontra una persona pagana, ma la loda. Loda questa donna che chiedeva la guarigione della sua figlia dicendole: «Donna, davvero grande è la tua fede». Mentre invece ai suoi discepoli e al popolo degli ebrei spesso aveva dovuto dire: «Voi siete uomini, voi siete gente di poca fede». Terminato l'incontro con questa donna, Gesù vuole tornare verso Cafarnao, lì dove aveva la residenza, verso il mare di Galilea.
ma invece di fare la strada più breve, egli continua ad allontanarsi, va verso Sidone e poi da Sidone fa un giro molto grande verso Oriente per scendere verso il mare di Galilea in territorio della Decapoli, cioè una serie di 10 città che formavano la frontiera orientale dei territori occupati dai Romani e fungevano da difesa contro le popolazioni che abitavano al di là, in modo particolare contro la popolazione dei Parti. Qui, anche qui in territorio pagano, Gesù riceve una persona che gli viene portata, un sordo muto. Non avevamo a disposizione fra le nostre opere d'arte il miracolo di Gesù che guarisce il sordomuto. Abbiamo a disposizione questo quadro che vedete al mio fianco in cui Gesù guarisce un cieco. Ma nella prima lettura di oggi il profeta Isaia ci ricorda che Gesù è venuto ad aprire gli orecchi ai sordi, a sciogliere il nodo della lingua dei muti, ma anche a guarire i ciechi e a far saltare di gioia gli zoppi. Ecco perché abbiamo scelto questo quadro e la buona novella vi raggiunge ancora una volta dai locali del Museo Diocesano di Lanciano. Questa persona che era malata viene portata da Gesù da alcuni suoi amici. È interessante notare, oltre la cronaca di questa ulteriore guarigione che Gesù fa, anche il significato simbolico. Questa persona è malata, come è malata la nostra società e la società di ogni tempo e di ogni luogo. Lo diciamo anche noi, la nostra società è malata. I fatti che avvengono sempre, ma che in questo periodo estivo si sono quasi concentrati, ce ne danno una ulteriore conferma. Uccisioni, omicidi, dissidi, ingiustizie, di tutto di più durante questa estate. La persona è malata, ma avrebbe potuto andare da sola al Signore, perché non era paralizzata e non era nemmeno cieca. Un cieco deve essere accompagnato, un paralitico deve essere accompagnato, ma un sordo poteva andare da Gesù da solo, invece è accompagnato anche lui. E allora cerchiamo simbolicamente di capire cosa significa questo. Intanto la malattia di questa persona è la sordità, e la sordità è anche la malattia di ciascuno di noi e delle nostre comunità oggi, così come lo era del popolo degli ebrei lungo tutto l'arco della sua storia. E cosa accade a uno che è sordo? Non può sentire le parole, non può sentire le proposte che vengono dalle altre persone, né da chiunque né da Gesù. Si regola con ciò che vede. E vedendo quello che accade intorno a sé, una persona sorda fa quello che fanno tutti. Davvero, come dice il proverbio antico, così fan tutti. Si adegua al modo di vivere della popolazione, delle persone. Non viene raggiunto da una proposta alternativa. E per questo nemmeno ci pensa ad andare da Gesù, non lo conosce, non ha mai sentito la sua proposta d'amore, di vita, di salvezza. Ci vuole qualcuno che lo accompagna. Ma questo sordo balbetta qualcosa, è muto, come ci dicono gli studiosi. Quando uno non sente, poi fa fatica a parlare, anche se tutto l'apparato è a posto, però balbetta qualcosa, come succede a chiunque di dire qualcosa di buono, di dire qualcosa di bello, di positivo, ma lo dice in modo disarticolato, lo dice in modo non compiuto. C'è bisogno di qualcuno che lo avvicina al Signore e glielo presenti. Queste persone sono come degli angeli per l'ammalato che era sordo. Fanno verso questa persona
ciò che gli angeli hanno fatto per gli uomini. Hanno portato l'annuncio di Dio, lo affidano al Signore Gesù. E a questo punto mi viene da chiedere: chi è stato il tuo angelo? Chi ti ha fatto conoscere Gesù? Chi ti ha fatto conoscere il Vangelo di Gesù, la sua parola? Ringrazia Dio per queste persone. Possono essere i tuoi genitori, il tuo parroco, un amico, la tua fidanzata, il tuo fidanzato. Potrebbe essere una persona che casualmente o provvidenzialmente hai incontrato. Chi ti ha portato a Gesù? Ringrazia il Signore per questo. Ma poi mi viene da chiederti anche un'altra cosa, caro fratello, cara sorella, che stai vedendo e ascoltando questa buona novella. Tu sei stato angelo per qualcuno? Hai portato qualcuno a Gesù perché potesse fare esperienza della sua amicizia, perché potesse ascoltare la sua proposta di vita e d'amore? Se lo hai fatto, ringrazia Dio per questa opportunità. Se non lo hai fatto, puoi sempre iniziare da adesso a presentare qualcuno a Gesù, a far conoscere a qualcuno Gesù e il suo Vangelo, perché conoscere Gesù e il suo Vangelo, come vedremo, cambia radicalmente la vita. E queste persone che accompagnano il sordo a Gesù pregano Gesù. Sono loro che pregano Gesù di compiere il miracolo, perché quel sordo nemmeno sapeva cosa fosse la preghiera, abitava in terra pagana, non aveva la minima conoscenza di chi fosse Gesù e della necessità della preghiera, cioè di avere questo rapporto personale con il Signore, perché nella preghiera, che è la prima cosa che noi possiamo fare per i nostri amici, per i nostri fratelli e sorelle, per le persone che vivono insieme a noi e intorno a noi, la preghiera ci permette di vedere la realtà, di vedere le persone, di leggere le cose dalla prospettiva di Dio, con gli occhi di Dio, quindi senza giudicare, ma affidando al Signore persone e situazioni perché il Signore le possa trasformare. Quindi ecco l'uomo davanti a Gesù. E che cosa fa Gesù? Compie alcuni gesti. Anch'essi sono significativi e anch'essi non indicano semplicemente ciò che materialmente Gesù fa, ma simbolicamente vogliono dirci qualcosa di più. Gesù porta via dalla folla quella persona per compiere il miracolo. Avrebbe potuto tranquillamente compiere il miracolo lì, davanti a tutte le altre persone. Perché la allontana dalla folla? Ecco il simbolo, ecco il significato che fa per noi e che è valido anche per noi oggi. Se tu stai in mezzo alla gente, se tu stai in mezzo alla gente che non conosce il Signore, che ragiona in modo diverso dalla proposta del Signore, non potrai mai cambiare la tua prospettiva di vita. Di fronte a tutto ciò che accade, avrai lo stesso comportamento, le stesse reazioni di tutti. Devi rapportarti con il denaro? Lo fai come tutti. Devi rapportarti con le relazioni, con la sessualità? Lo fai come tutti. Devi rapportarti con la giustizia, con la lealtà? Lo fai come tutti. Devi rapportarti con il dono della vita? Lo fai come tutti. E non è sempre un modo giusto, un modo adeguato, quello in cui tutti si rapportano con queste realtà. Gesù porta via dalla folla questa persona quasi per dargli un nuovo ambiente vitale, una nuova possibilità, un nuovo inizio. E poi mette il dito nelle sue orecchie. Il dito di Dio è grandemente importante all'interno della scrittura. Fin dalla creazione
Credo che tutti abbiamo davanti ai nostri occhi l'immagine del capolavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina, in cui il dito di Dio si tocca con il dito dell'uomo perché l'uomo possa vivere. E poi, quando Mosè compiva prodigi in Egitto, i maghi del Faraone dicevano: qui è presente il dito di Dio. E Gesù stesso, quando compiva i segni, diceva: io compio questi prodigi con il dito di Dio e perciò il regno di Dio è in mezzo a voi. Il dito di Dio rappresenta la potenza di Dio, la forza di Dio, la possibilità che Dio ha di cambiare le cose, di cambiare la vita. E poi Gesù con la saliva tocca la lingua di questa persona che era sordomuta. La saliva per gli antichi era il concentrato dello spirito dell'uomo, era la solidificazione, la concretizzazione dell'intimità della persona, per cui aveva una grande potenza la saliva. Toccare con la saliva la lingua di quella persona significava trasmettere a quella persona lo spirito stesso di Gesù. E come successe nel giorno di Pentecoste, una volta che la saliva di Gesù ha toccato la lingua di quella persona può parlare correttamente, può parlare in modo diverso da prima. Senza Gesù la persona non sa bene cosa dire, senza Gesù non ha le idee chiare sul bene e sul male, sulla vita e sulla morte, sulla luce e sulle tenebre. Una volta che Gesù ti ha aperto le orecchie e quindi tu puoi ascoltare la sua parola, una volta che Gesù ha toccato la tua lingua e tu puoi parlare secondo ciò che hai ascoltato, allora puoi correttamente dire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è vita e ciò che è morte, ciò che è luce e ciò che è tenebra. E poi, dopo aver fatto questi due gesti che tutti i guaritori dell'antichità facevano, Gesù alza gli occhi al cielo, quasi a far capire che il miracolo non lo compiono quei due gesti materiali, ma lo compie la potenza del Padre che attraverso di lui si manifesta sulla persona ammalata. Ed infine emette un sospiro di partecipazione, un sospiro di empatia assoluta con quella persona. A volte capita anche a noi di sospirare di fronte a situazioni particolarmente difficili per far comprendere agli altri che noi ci siamo, che noi stiamo partecipando del loro stesso dolore. E infine, come ultima cosa, Gesù dice una parola e la dice in aramaico, la sua lingua originale, il suo dialetto originale, quello che usava fin da piccolo, Effatà, che vuol dire apriti, sii aperto. È una parola così importante che noi la utilizziamo anche nel rito del battesimo, proprio aprendo le orecchie del bambino all'ascolto della parola di Dio, proprio sciogliendo il nodo della lingua a poter parlare, a poter annunciare il Vangelo di Cristo una volta ascoltato. Apriti è la parola che oggi Gesù rivolge a me e a ciascuno di voi, fratelli e sorelle. Apriti, Gesù lo dice a tutti, lo dice ai tradizionalisti, i quali vedono in tutto ciò che è nuovo solo il negativo. Bisogna sempre fare le cose come si sono sempre fatte. Non riconoscono che le cose e i tempi possono cambiare e che mantenendo la fedeltà al patrimonio della fede, alla tradizione vera della Chiesa, ci possono essere delle innovazioni come sempre ci sono state nel corso dei secoli, fin dall'inizio della storia della Chiesa stessa. Lo dice apriti però anche ai progressisti che vedono il passato come il fumo negli occhi. Dal passato nulla può esserci di buono, tutto deve essere nuovo.
No, come i tradizionalisti si devono aprire alla novità, così i progressisti devono aprirsi alla tradizione, a ciò che di buono il passato ci ha consegnato. La nostra, come dice il Papa, deve essere una fedeltà creativa. Ma apriti, Gesù lo dice ai ricercatori, agli scienziati, agli uomini che lavorano nel campo della scienza e della tecnica, perché non restino prigionieri di una visione solo orizzontale, perché facciano spazio anche alla presenza e all'intervento di Dio, perché non studino soltanto il come le cose avvengono, ma anche perché le cose avvengono e anche chi quelle cose permette che avvengano. E poi, apriti, Gesù lo dice a tutti coloro che sono chiusi in se stessi, che sono ripiegati in se stessi, che non vedono altro che la propria vita e la propria storia, che le altre persone le vedono solo come strumenti del loro piacere, della loro soddisfazione, della loro realizzazione. E infine apriti, Gesù lo dice a chiunque è prigioniero del proprio passato. Ciascuno di noi può avere qualcosa nel suo passato che lo blocca, che lo vincola, che gli impedisce di fare un passo avanti, di dare una misura alta alla sua vita. Gesù ci dice: apriti all'amore di Dio, apriti alla sua misericordia, apriti alla sua salvezza e vai avanti, sei sempre un figlio amato dal Signore. Cosa dice ancora Gesù alla gente? Non dite niente a nessuno, altrimenti le persone si potrebbero confondere, mi potrebbero scambiare per un guaritore e basta. Io non sono semplicemente un guaritore, io sono il figlio di Dio che vuole donarvi la salvezza completa a 360 gradi. Ma come ci ha detto il Vangelo, più Gesù diceva di tacere, più loro raccontavano. E la gente come commentava? Ha fatto bene ogni cosa, fa parlare i muti e fa udire i sordi. Questo ha fatto bene ogni cosa è un richiamo alla creazione, quando il libro di Genesi ci dice che ogni giorno Dio guardava l'opera delle sue mani e diceva: è cosa buona, è cosa molto buona. Allora l'incontro con Gesù e il suo Vangelo, l'apertura delle orecchie nei confronti della parola di Dio è per noi una nuova creazione, che io e voi possiamo vivere in questo nuovo mondo, in questa terra nuova, in questi cieli nuovi, come veri figli di Dio, come veri discepoli di Cristo, come veri fratelli e sorelle fra noi, come veri templi dello Spirito Santo, che è spirito d'amore e spirito di vita.